Salve traders, come va? Qua un'altra volta con voi Eric Muñoz in Lion Bull Academy. Oggi che è il momento di parlare su criptomonete, prima di continuare il nostro corso del Crypto Empire, volevo farvi vedere una strategia che è valida tanto per criptomonete come per indici. Andiamo velocemente a vederla. È una strategia molto molto semplice basata nella tendenza del mercato. Soprattutto è una strategia tendenziale, perciò funziona bene in tendenze ben definite, tipo al rialzo o al ribasso. In laterali tende ad andare molti sbagli, perciò tenetelo anche in conto di non entrare, soprattutto negli indici dove ci siano tendenze laterali. Nelle criptomonete è normalmente più facile avere tendenze molto ben definite perché sono veramente volatili, perciò questa strategia funziona molto bene lì. Quello che ci servono sono prima di tutto due grafici, uno da 5 minuti e uno da 30 minuti. Quella è la prima cosa. Secondo, ci servono i seguenti indicatori. Ci serve una EMA, una mezza mobile esponenziale di 5, una mezza mobile esponenziale di 10, un RSI di 14 con i suoi punti massimi e minimi, quelli di default, normali, più una linea nel mezzo di 50. Poi uno stocastico di 14,33, quello importantissimo. Madonna che caldo. Aspetta che mi devo... Sto morendo di caldo. Oh. Allora, spieghiamo la strategia come funziona. Ricordate che le strategie sempre si basano su due punti. Uno è gli indicatori che ci fanno vedere le nostre entrate e uscite. Secondo sarebbe la gestione del rischio. Quella è ancora più importante della strategia in sé, perché una brutta strategia facendo un buon controllo del rischio può diventare profittabile e una buona strategia con un brutto controllo del rischio può diventare una schifezza. Perciò tenetelo anche in conto. Allora, andiamo a vedere un po' le entrate, prima di tutto. Metto un paio, per esempio questa. E mettiamo zoom. Ok, dai. Come funziona questo? Prima di tutto dobbiamo guardare le mezze mobili esponenziali. Allora, se la mezza mobile esponenziale di 5 è al di sotto, sarebbe si incrocia al di sotto, con la mezza mobile esponenziale di 10, sarebbe a dire che la rossa va al di sotto di quella verde. Sì, mi piace mettere la 10 di colore verde, non so perché, però così l'ho fatto. Allora, noi dobbiamo già vedere per posizioni al ribasso. Allora, seguente dobbiamo vedere se il nostro RSI è al di sotto della linea di 50. Va bene, in questo caso l'ha proprio toccata, perciò si potrebbe, è un po' discutibile se sarebbe un'entrata ottima o no. Però vabbè, noi l'abbiamo presa, la potevamo aver presa lì, come se la potevamo aver presa anche qua. Perciò c'erano due punti dove si poteva essere entrato tranquillamente con questa strategia. O lì, o lì. Questa quasi, ve l'ho fatta vedere perché quasi quasi ci tocca lo stop loss, però era per farvelo vedere. Dopodiché dobbiamo avere lo stocastico che ci fa vedere una bella tendenza al ribasso. Anche qua, come ci fa vedere che è allineato per andare verso il giù. È importante che non sia né sopravvenduto né sopracomprato. Sopravvenduto, sopracomprato, penso si dica così. Allora, entriamo nella nostra operazione, mettiamo lo stop loss in un punto sempre interessante. Ricordate un punto dove penso che già sappiate fare i vostri supporti e resistenze, perciò dove date una specie di supporto o una resistenza, mettere lì lo stop loss è un'idea accettabile. Dopodiché il take profit deve essere il doppio del vostro stop loss. Io normalmente sempre faccio rischio beneficio 1 2, sarebbe dire per ogni dollaro che rischio ne devo guadagnare 2, quello è importantissimo. Così questa strategia nel backtesting ci ha dato attorno a un 70% di probabilità di vincita, però se usiamo anche un buon controllo del rischio di 1-2 sarebbe 1 di rischio, 2 di beneficio, anche se è al di sotto del 50% sarebbe ancora profittabile, perciò tenere sempre molto molto in considerazione quel fattore lì. Ok? Lì è andato giù, quasi ci tocca lo stop loss, ma poi è andato in profitto. Perfetto. Dai, andiamo a vedere, passo un paio, per esempio faccio vedere una che è stata in perdita e poi un'altra che è stata in vincita. Allora, cosa ho fatto io qua? Questa sarebbe una compra, stesso sistema. Le medie mobili si incrociano all'insù, la rossa diventa sopra la verde. Ok, allora noi ci prepariamo per entrare qua, per esempio, si incrocia, siamo all'insù, lo stocastico è anche guardando in su e prendiamo e entriamo alla chiusura della candela, alla seguente entriamo noi. Entriamo, stop loss in una zona, si vede chiarissimo, è una zona di supporto. Vediamo lo stop loss, target il doppio. Ora il prezzo sta andando giù, poi all'improvviso sale con forza e quasi ci arriva il nostro target. È mancato niente. Che facciamo noi quando supera la metà del nostro target? Quando arriva alla metà, un po' di più di sopra la metà meglio.
Mettiamo lo stop loss in positivo, così anche se si gira, sappiamo che qualcosa ci possiamo fare. Già abbiamo diminuito il nostro rischio. Quello a tenere in considerazione. Questa è stata, per esempio, sbagliata. E subito dopo abbiamo fatto un'entrata in vendita. La vendita si è messa la linea rossa sotto quella verde. RSI passa al di sotto del 50 e una chiara tendenza al ribasso dello stocastico. Prendiamo, dopo che è successo questo in questo pezzo di candela qua, alla seguente apertura della seguente candela, entriamo e prendiamo il nostro profitto nel 2-1. Va bene? Beneficio 2, rischio 1. Il grafico di 30 minuti serve soltanto se vogliamo un po' schiarirci le idee. Per esempio, si può utilizzare con un altro filtro. Se vediamo che siamo in una chiara tendenza al ribasso, prenderemo soltanto le operazioni che vanno al ribasso. Se siamo in una chiara tendenza al rialzo, prenderemo soltanto le operazioni che vanno al rialzo. Quelle sono le due cose da fare. Come vedete, è una strategia molto molto semplice. In backtesting, come vi ho detto, 70% probabilità di vendita. Cos'è sto coso? Nel forward testing, per adesso ne ho fatto intorno a 26 operazioni, se non mi sbaglio, delle quali ne ho sbagliati solo 5, perciò ancora lì le probabilità sono molto molto grandi, perciò è una strategia che sembra abbastanza affidabile. Nelle cripto funziona molto ma molto molto bene, perché è molto volatile le criptomonete. Sull'indici c'è un po' più di meno probabilità di vincita, però grazie alla nostra strategia con il rischio 1-2, rischiamo 1 per guadagnare il 2, sempre si fa un bel profitto a fine mese, che alla fine è quello che conta. Dai, spero vi sia piaciuta la strategia. Se avete qualche dubbio, me la commentate di sotto. Ricordate un'altra volta, ripeto veloce: due mezze mobili esponenziali, una da 5, una da 10, l'RSI di 14 periodi, lo stocastico 14,3,3 ed è quello che ci serve. Ricordate l'RSI di avere fargli una linea di mezzo del 50. Dai, grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.